L'obiettivo di oggi è quello di provare a fare un po' di riepilogo in generale di che cos'è un sistema informativo e di quali sono le diverse tipologie di sistemi informativi. Qual è l'obiettivo? Il primo obiettivo è quello di darvi una panoramica su quelle che sono le diverse tipologie, giusto per farvi capire che all'interno di organizzazioni pubbliche o private ci sono diverse esigenze e ci sono diverse tipologie di sistemi informativi che sono in grado di coprire quelle esigenze. Un altro obiettivo è quello di farvi vedere come in realtà, è l'altro punto di vista, le esigenze di un'azienda di solito sono coperte da diverse tipologie di sistemi informativi che hanno dei nomi più o meno standardizzati, per cui nel momento in cui voi vi trovate all'interno di un'azienda avete, facendo riferimento a queste classificazioni, quantomeno la capacità di orientarvi all'interno di quello che è il portafoglio applicativo che l'azienda ha in essere. Iniziamo da quella che è una tassonomia dei sistemi informativi che si basa sui diversi livelli che uno può trovare all'interno di un'organizzazione. Un'organizzazione può essere classificata in tanti modi. Una possibile organizzazione è quella che vediamo qua, che riporta quella che viene chiamata di solito la piramide di Anthony, che identifica diversi livelli organizzativi. E il livello più basso è quello operativo, dove si fanno le cose. Attenzione, a livello operativo, se immaginiamo un'industria manifatturiera, è per l'appunto la manifattura, quando io costruisco, assemblo qualcosa. Se pensiamo a un'università, beh, oggi questo è un aspetto operativo, l'erogazione delle lezioni. Quindi attenzione che a livello operativo dipende molto dal tipo di organizzazione che state considerando. Sopra questo c'è un livello, diciamo così, di conoscenza in cui, se volete, c'è una progettazione e una pianificazione di quello che è il livello operativo. Per cui, se immaginiamo un'industria manifatturiera, a livello di conoscenza abbiamo, che so, la progettazione. Se dobbiamo costruire, che so, mobili, e siamo un'azienda svedese, blu e gialla, lì c'è tutta la parte di progettazione di nuove serie di mobili. Se siamo un'azienda che produce auto, lì abbiamo la progettazione di nuovi modelli di auto. Ma non solo, abbiamo ad esempio la progettazione delle linee per andare a costruire queste auto. La valutazione di tanti aspetti, la raccolta di informazioni. Ecco, tutto quello che sostanzialmente non è diciamo, lavoro fisico effettivo, che quindi porta all'erogazione del prodotto, alla costruzione del prodotto, all'erogazione del servizio, ma è una serie di attività che sono necessarie, a volte preliminari, a svolgere quella serie di attività. Magari ci sono lì dentro una serie di azioni che sono legate a rispetto della legislazione, che so, se avete materiali inquinanti dovete avere un inventario, dovete tracciare tutto quello che viene fatto, gli acquisti, dovete avere una serie di schede che vi spiegano al personale come comportarsi. Quindi ci sono un sacco di attività che sono di contorno e accessorie.
Il livello successivo, quello che è chiamato management level, c'è la fase di gestione. Quindi non c'è l'operatività vera e propria, ma c'è quello che riguarda la gestione. Per cui, se immaginiamo un'azienda manifatturiera, andiamo a verificare che se avevamo una serie di ordini in ingresso con delle scadenze, quegli ordini siano stati evasi dentro le scadenze. Se abbiamo un'università, andiamo a vedere che a fine semestre i docenti abbiano compilato i registri che dimostrano che effettivamente hanno fatto lezione. Andiamo a vedere che gli studenti abbiano sostenuto gli esami. Se abbiamo dei mobili, andiamo a vedere quanti ne abbiamo prodotti, qual è stato il comportamento dei nostri fornitori, il pagamento dei clienti. Quindi abbiamo un sacco di aspetti che riguardano la gestione. La gestione di cosa? Tutti i processi operativi, dove l'evasione dell'ordine magari è quello principale, ma non è l'unico. L'idea fondamentale è che a livello di gestione io devo andare a vedere come vanno le cose a livello operativo, capire se c'è qualcosa che non va e intervenire. Quindi sostanzialmente faccio un'operazione di monitoraggio e di controllo. Il monitoraggio di solito identifica esclusivamente l'osservazione, quindi raccolgo informazioni, dati, misure. Il controllo invece prevede di andare effettivamente ad agire in qualche modo, andando a cambiare qualcosa a livello operativo. A livello più alto, quello che qui è indicato come strategico, abbiamo tutte le attività che non sono legate alla gestione dell'operatività, ma invece hanno un orizzonte temporale e un livello di astrazione più alto, per l'appunto un livello strategico, per cui vado a decidere, che so, le linee di prodotto su cui voglio investire, se sono un'azienda che produce auto, cosa faccio adesso? Mi butto sull'elettrico o sull'ibrido. Quindi è un livello ancora più alto di gestione. Qualche esempio. Se andiamo a considerare una città, un comune o una città metropolitana, abbiamo a livello operativo tutta la contabilità dei pagamenti dei cittadini, quindi le tasse, o la manutenzione delle strade. La gestione del blocco del traffico in base all'inquinamento. A livello gestionale, quindi di management, abbiamo quello che è una verifica dei pagamenti, quindi so quanti cittadini hanno pagato correttamente la tassa sui rifiuti. Ho la gestione dei solleciti, ho una valutazione periodica, mensile ad esempio, di quelli che erano i miei budget rispetto alle spese che ho effettuato. Sui pagamenti delle tasse non tanto, ma se devo andare a fare la manutenzione delle strade, ho un budget, ho speso qualcosa e sostanzialmente devo capire se sono in linea. Se ho avuto tantissime nevicate, tantissimo tempo, temperature vicine allo zero, magari ho dovuto spendere molto di più per andare a spargere il sale sulle strade. Se le temperature e le precipitazioni invece sono state alte le temperature, ridotte le precipitazioni, questo non c'è stato. A livello strategico,
ovviamente valuto cose di un po' più ampio respiro, per cui ad esempio vado a valutare quelli che sono i costi ed eventualmente i benefici di alcuni servizi che la città può offrire. Definisco nuovi prezzi, ad esempio per i trasporti pubblici. Faccio dei piani per l'edilizia. Decido in quali zone e quanto andrò a costruire di edilizia privata, pubblica, supermercati o altre cose. Se pensiamo a una banca, a livello operativo ho la gestione sostanzialmente dei conti correnti. Poi adesso le banche fanno anche un sacco di altre cose, ma quello è quello principale. A livello di gestione ho un controllo di quelli che sono i saldi dei miei conti correnti, pagamenti dei mutui, eccetera. A livello strategico vado a valutare quelle che sono le prestazioni, ad esempio, di un particolare servizio, che so, un certo tipo di finanziamento, la decisione se attivare nuovi servizi, se definire un nuovo tipo di conto corrente con un certo profilo di costi e di prezzi. A livello di un'azienda manifatturiera, a livello operativo ho la gestione degli ordini. A livello di management ho il controllo di budget e a livello strategico ho la selezione, la scelta ad esempio delle, di quelle che sono le aree in cui posso investire in futuro in termini di prodotti. Quindi abbiamo visto alcuni esempi con questi livelli che però hanno una varietà enorme. Quindi in funzione del contesto in cui voi vi troverete a operare avrete delle varietà enormi, pur mantenendo questa struttura in termini di operativo, gestionale e strategico. Dov'è il punto in cui i sistemi informativi possono dare maggior vantaggio? Beh, in vari punti, ma ragionevolmente a livello operativo, perché la quantità di operazioni che faccio a livello operativo sono elevate, quindi più riesco a automatizzare, più riesco a gestirlo meglio. Però questo dipende un po' da quello che è il contesto. In generale, l'importanza di un sistema informativo è una funzione di due aspetti importanti della tipologia di organizzazione che noi stiamo considerando. Uno è, diciamo, l'intensità informativa del prodotto. L'altro è l'intensità informativa del processo che è necessario per generare quel prodotto. Poi qui ho utilizzato il termine prodotto, ma potrebbe essere anche un servizio. Quindi è un prodotto inteso in senso lato, quindi non è necessariamente fisico. In termini pratici, qui ci sono alcuni esempi. Qui ho identificato sostanzialmente quattro aree in funzione di quella che è una intensità informativa alta o bassa del processo e del prodotto. Iniziamo dal quadrante in basso a sinistra. Qui abbiamo un basso livello informativo sia del prodotto che del processo.
le tradizionali industrie manifatturiere. Il prodotto in sé è un oggetto fisico. Immaginate un mobile, piuttosto che qualunque oggetto che viene costruito, il contenuto informativo tendenzialmente è limitato. Ovviamente, più i prodotti sono sofisticati, più contengono elettronica e software, più ovviamente diventano complicati. Però a livello base, quel tipo di industria ha un livello informativo molto basso per quanto riguarda il prodotto. E anche in termini di processo, il livello informativo è basso, perché la produzione, tutto sommato, non è particolarmente complessa. Ovviamente le cose si possono complicare se io ho una vasta rete di fornitori e quindi devo andare a coordinarli. La distribuzione anche può essere più o meno complicata. Però, di nuovo, tendenzialmente sono, rispetto ad altre tipologie, abbastanza bassi. Ecco, in quest'area i sistemi informativi hanno un'importanza tutto sommato bassa. In effetti sono anche l'area in cui più tardi abbiamo avuto un'introduzione di sistemi informativi. L'estremo opposto, cioè il quadrante qui in alto a destra, invece contiene una serie di esempi in cui il contenuto informativo sia del prodotto che del processo è elevato. Scuole e università. L'educazione, l'istruzione sostanzialmente ha un contenuto informativo elevato. È essenzialmente informazione. I processi sono anche abbastanza complessi, quindi la gestione di una carriera universitaria, ad esempio, è complessa, la pianificazione delle lezioni, sono tutte operazioni abbastanza complicate. Laboratori medici, banche, assicurazioni, piuttosto che aziende della telecomunicazione, pubblica amministrazione. Abbiamo potenzialmente un elevato contenuto informativo e processi molto complicati. Quindi qui l'importanza del sistema informativo è molto elevata. Ed effettivamente è l'area in cui prima sono stati sviluppati, parliamo degli anni 60, 50-60, le applicazioni dei sistemi informativi. Ma in realtà l'automazione, ad esempio nella pubblica amministrazione, è arrivata anche prima. Prima dei calcolatori elettronici veri e propri, c'erano dei sistemi elettromeccanici che facevano operazioni di ordinamento e di selezione su schede perforate. I censimenti negli anni 20 spesso utilizzavano sistemi di quel tipo. E non erano calcolatori elettronici, erano strumenti elettromeccanici, ma il principio è sempre quello. Gli altri due quadranti hanno rispettivamente un contenuto informativo del processo elevato e un contenuto informativo del prodotto basso, e quindi abbiamo tutte le utilities qua in basso,
e un contenuto informativo del processo basso e invece il contenuto informativo del prodotto alto. Qui tutte le utility, quindi gas, elettricità, la grande distribuzione, hanno processi abbastanza complicati, perché andare a gestire la distribuzione del gas e dell'elettricità è abbastanza complicato. Soprattutto se immaginiamo la situazione odierna, dove in realtà chi produce gas o elettricità e chi la distribuisce magari sono due enti diversi. La cosa è molto spezzettata, quindi ho dei processi molto complicati. Dall'altra parte, le aziende, diciamo, editoriali hanno un contenuto informativo elevato, perché quello che trasmettono è informazione, libri piuttosto che giornali. Il processo di produzione tutto sommato è abbastanza semplice, nel senso che una volta che ho composto il pezzo mi basta stamparlo. Qui ovviamente in queste due aree l'importanza dei sistemi informativi è leggermente inferiore all'altra, però sicuramente superiore a quella del quadrante in basso a sinistra, dove il contenuto informativo sia del prodotto che del processo è basso. In generale, questo principio può essere utile per andare a decidere se vale la pena andare ad automatizzare un qualche aspetto di un'azienda. Quello che stiamo producendo, che sia un prodotto fisico o un servizio, ha un elevato contenuto informativo? Il processo per arrivare alla sua erogazione o produzione è complesso, quindi ha un elevato contenuto informativo? Se la risposta a queste due domande è sì, allora probabilmente un sistema informativo è importante e ci può dare un grosso vantaggio. Se la risposta a entrambe le domande è no, allora probabilmente un sistema informativo è meno importante e quindi devo valutare più attentamente se effettivamente vale la pena introdurlo. In generale, non dovrei dirlo all'interno di un corso che si chiama Sistemi Informativi Aziendali, ma avere un sistema informativo per forza che copra qualche prodotto, qualche processo, non è sempre la scelta ideale. In alcuni casi è molto meglio continuare a fare le cose in maniera tradizionale, per dire a mano, piuttosto che andare a investire in un sistema informativo. Quindi vale la pena? Che vantaggi posso avere? A livello gestionale, come vi accennavo prima, l'operazione fondamentale che io faccio è un'operazione di controllo. Quindi ho quello che si chiama un ciclo di controllo, dove ho un processo che mi dà dei risultati. Questi risultati li confronto con quelli che erano le mie attese o i miei desiderata, e in base a quella che è la differenza vado a effettuare un controllo, quindi vado a modificare come effettivamente svolgo il mio processo operativo. Normalmente gli obiettivi che definisco sono solitamente di tipo economico. Costi, ricavi, o se non direttamente economico, indirettamente, per cui vado a vedere tempo e risorse. E in base a questo vado a decidere se è necessario andare a correggere il modo in cui mi sto comportando oppure no. Attenzione che come effettuo il controllo dipende molto dal tipo di processo che sto attuando.
se io sono in un'azienda che produce, che so, sedie e vedo che sono in ritardo con gli ordini, quello che posso fare è mettere più persone a lavorare. Molto semplice. Se io ho un'azienda che invece produce software e sono in ritardo con la consegna del mio prodotto, mettere più persone a lavorare di solito non funziona. Una delle cose che sono capite nello sviluppo del software, ad esempio, è, ma stiamo parlando degli anni 60, quindi non di qualcosa di recente, è che se voi avete un progetto software che è in ritardo e aggiungete delle persone, di solito il ritardo aumenta. Semplicemente perché nuove persone che devono interagire con le altre complicano in realtà quello che è lo sviluppo del software. Quindi non è semplicemente apro il gas, aumento le risorse, aumento i soldi. È necessario andare a capire il processo e sapere come agire. Normalmente quello che faccio è andare a confrontare una serie di indici in vari periodi, confrontando quello che era il previsto, quello che avevo preventivo, con il consuntivo. In generale, se andiamo a confrontare i sistemi informativi che vengono utilizzati a livello operativo e a livello gestionale, ci sono delle differenze molto evidenti. A livello operativo, di solito l'uso è continuo. Se io ho un sistema operativo che deve controllare una macchina che produce dei pezzi, quell'uso è continuo. Se io devo andare a verificare giornalmente o settimanalmente che il numero di pezzi prodotti sia quello che mi attendevo, ecco, questo controllo viene fatto in maniera non continua, bensì periodica. Quindi il tipo di uso è decisamente diverso. Il tipo di informazione anch'esso è molto diverso, perché a livello operativo io ho delle informazioni molto semplici. Il numero di pezzi da produrre. A livello gestionale, ovviamente, io non vado a vedere i singoli pezzi, ma uso delle informazioni aggregate. Vado a vedere lo storico, cosa che invece a livello operativo mi interessa relativamente poco. Se voi pensate ai modelli concettuali che abbiamo discusso in vari casi, che avete visto nei laboratori, negli esempi in aula, spesso una delle domande, dei punti su cui andare a discutere era capire se ci interessava o meno lo storico. E quello si riflette in quest'ottica. A me interessa lo storico se io voglio utilizzare quel sistema informativo anche per attività di gestione. Quindi voglio andare a vedere cosa è successo nel passato per vedere se sono in linea, poter aggregare in base ai periodi storici, fare una somma. Se invece mi interessa gestire semplicemente ora e qui, cioè devo erogare il servizio adesso, dello storico non mi interessa assolutamente nulla. Lo storico lo aggiungo nel momento in cui io devo andare a fare un'attività di gestione. Quindi la possibilità di aggregare, di avere dati storici, è quello che viene utilizzato di solito nella fase di gestione. Quando parliamo di livello strategico,
faccio tutta una serie di analisi che sono ancora più ad alto livello. Per cui, ad esempio, faccio l'analisi dei miei clienti, quello che si chiama profiling. Quindi, in base alle informazioni che ho sui miei clienti, posso andare a capire quali prodotti possono essere più importanti per loro, quali promozioni andare a indirizzare per loro, il profiling oggi come oggi di per sé è un'attività che produce un prodotto. Le vostre visite su Facebook, i click che fate su Amazon o su qualunque altro sito, di solito vengono raccolti, venduti a qualcun altro che li aggrega, scopre che voi, secondo i loro modelli, ricadete in un certo tipo di profilo e poi vende il vostro dato a chi deve fare pubblicità. Per cui vi ritrovate, quando accedete a qualunque sito, una pubblicità che è pensata per voi. A livello strategico io uso queste informazioni semplicemente per andare a capire quali sono le tipologie di clienti che ad esempio mi danno un maggior profitto e quindi ovviamente investo su di loro. Vado a fare un'analisi dei miei prodotti, da cui vado a vedere l'affidabilità. Vado a vedere un'analisi di quello che è la produttività, ad esempio, la qualità di quello che viene fatto. Quindi analizzo tutto quello che ho a disposizione e vado a valutare come comportarmi. Ovviamente queste sono scelte molto più di ampio respiro rispetto a quello che è il controllo effettivo di quello che viene svolto a livello operativo. Una caratteristica importante di quello che è il livello strategico è che la quantità di dati che di solito viene trattata è molto più grande. Per cui abbiamo dei sistemi di business intelligence, di data warehouse che permettono di memorizzare grandi quantità di dati e di accedere in maniera agevole, in modo da poter analizzare i dati. Per cui se immaginiamo gli aspetti di profilazione degli utenti, se andiamo a prendere un qualunque provider telecom, il numero di clienti è nell'ordine di decine di milioni. Prendete i principali operatori italiani. E a questo punto posso andare a vedere quale tipologia di cliente mi dà maggior profitto, quali sono le sue preferenze, quali offerte posso fare. Se andiamo a prendere delle banche, ecco, il numero di clienti delle singole banche è un po' più basso, però abbiamo qualche milione di clienti, soprattutto su quelle grandi. Se abbiamo delle aziende di utility, gas, elettricità, abbiamo in funzione dell'azienda specifica qualche centinaia di migliaia o qualche milione di clienti. E anche qui possiamo andare a vedere quali mi danno maggior margine,
quali sono i comportamenti, quali sono le preferenze, stessa cosa per la pubblica amministrazione, dove il numero di clienti è molto più grande. Quindi la caratteristica fondamentale di questo livello è che la quantità di dati che viene trattata è enorme. Poi normalmente le decisioni vengono prese non sul singolo dato, ma sul dato aggregato, però io devo aggregarlo e andare a definire le strategie di aggregazione e di analisi. Le tipologie di sistemi informativi normalmente, almeno per diciamo, macro sigle, sono queste. Partiamo dall'alto e abbiamo quelli che si chiamano gli Executive Support System, cioè i sistemi di supporto esecutivo per la pianificazione strategica. A livello sotto abbiamo quelli che si chiamano Management Information System, ovvero quei sistemi che permettono il controllo di attività di gestione. Abbiamo anche dei sistemi di supporto alle decisioni, che è un termine molto generico che si applica sia a sistemi informativi pensati per il livello di gestione sia per quello strategico. E poi abbiamo i Knowledge Work System e gli Office Automation System, che di solito sono pensati per quello che è il livello intermedio di knowledge. Office Automation System vuol dire sostanzialmente word processor, fogli elettronici, sistemi per la presentazione. Il vantaggio di quel tipo di sistema è che sono sostanzialmente trasversali a qualunque tipo di azienda. Per cui i pacchetti di tipo Office sono quelli che sono ovviamente più diffusi, perché sono sempre gli stessi qualunque tipo di azienda voi andate a considerare. E poi a livello base abbiamo quelli che si chiamano TPS, Transaction Processing System. Questi sono i sistemi che vengono utilizzati a livello operativo, cioè a livello basso. Quindi i TPS sono quelli che permettono di andare a gestire l'operatività quotidiana. Poi abbiamo i sistemi di gestione, Management Information System, i sistemi di supporto alle decisioni e quelli di Executive Support System. Se volete, qua c'è una descrizione un po' più dettagliata di quelli che sono le diverse tipologie, con le tipologie di attività che vengono svolte. Per cui qui abbiamo un riepilogo di quelle che sono le diverse caratteristiche di questi tipi di sistemi informativi. Innanzitutto il tipo di dati che gestiscono, dati aggregati sia interni che esterni, sintesi di quelli che sono gli output dei sistemi di transazioni per i Management Information System e le singole transazioni, i singoli eventi. Il tipo di elaborazione è sostanzialmente molto semplice a livello di TPS, quindi devo andare a ordinare gli elementi, elencarli, fondere informazioni e sostanzialmente chi usa questi sistemi sono i manager operativi che gestiscono l'operatività quotidiana, eventualmente dei supervisori. A livello di Management Information System, chi usa quello sono
i middle manager, quindi quelli che fanno attività di controllo. E il tipo di elaborazione è sostanzialmente la sintesi che permette di andare a costruire dei report e di fare un'analisi di quello che sta avvenendo. A livello alto, SS, abbiamo i manager senior che sostanzialmente vogliono delle proiezioni per poter prendere le decisioni, quindi l'elaborazione è sostanzialmente un'analisi molto di alto livello, eventualmente una simulazione. Allora, quella che abbiamo visto sostanzialmente è un'analisi per livelli di quella che è un'azienda, partendo dal livello operativo, salendo fino a quello che è il livello strategico. Il livello knowledge, che è intermedio, in realtà nel disegno era sotto il livello di management, ma in realtà è un po' trasversale, viene utilizzato in diversi contesti, quindi non ha una posizione gerarchica, mentre invece gli altri tre sono decisamente uno sopra l'altro. Un altro tipo di prospettiva è quella di affettare la famosa piramide che abbiamo visto prima non in orizzontale ma in verticale, andando a identificare non più livelli ma bensì quelle che sono chiamate delle funzioni aziendali o business function. Quando si usa il termine funzione si va a identificare un insieme di processi e attività che sono sostanzialmente focalizzate in una particolare area. Qui abbiamo un esempio di quelle che sono le funzioni più comuni. Vendite, produzione o manifattura, finanza, contabilità e risorse umane. Questi tipi di funzioni ve li trovate in praticamente qualunque azienda, dove manufacturing magari può cambiare perché dipende cosa state producendo, se prodotti fisici, servizi o altro. Però la gestione delle vendite, la gestione finanziaria, la gestione contabile e le risorse umane praticamente li ritrovate dappertutto. Per cui io posso andare a classificare i miei sistemi informativi oltre che per livello, anche in base alla funzione di business a cui fanno riferimento, che supportano. Per cui per la manifattura io posso avere la gestione di un ordine e ovviamente la verifica dello stato di un ordine, se passiamo a un livello di gestione. A livello di vendite, sostanzialmente ho l'accettazione di un ordine, o la definizione di un'offerta, se ho un bando, ad esempio. In generale, se io metto assieme questi due criteri di classificazione, ho il livello organizzativo e la funzione di business. Quindi, se noi guardiamo questa figura, vediamo come in realtà ci sono almeno 5 per 4, 20 diverse tipologie di sistema informativo. Questo senza entrare nel dettaglio del tipo di azienda o di organizzazione che stiamo considerando. Per cui ogni singola cella di questo diagramma sostanzialmente cosa fa? Definisce una specie di mercato, un'area
in cui posso andare a trovare dei sistemi informativi. Per cui, se pensiamo a vendite e marketing, o l'identificazione dei clienti, le loro esigenze, la pianificazione in termini di prodotti, se vado verso l'alto, la pubblicità, le promozioni dei prodotti, in termini di vendite io ho il contatto col cliente, la vendita, l'accettazione di ordini e il follow up degli ordini e la relativa produzione. Giusto per darvi un'idea, se parlo della funzione aziendale di vendite e marketing, a livello operativo, che è questo primo, io ho la gestione degli ordini, per cui l'inserimento, l'elaborazione e il tracciamento. A livello di knowledge ho ad esempio il market analysis, quindi faccio un'analisi di mercato che mi permette poi di fare le decisioni su quelli che sono i prodotti più interessanti. A livello di gestione ho ad esempio l'analisi dei prezzi, che mi permette di andare a decidere quello che è il prezzo a cui vendere un certo prodotto. A livello strategico ho la proiezione delle vendite, per cui in base a quello posso pianificare le vendite per un periodo più o meno lungo. Quindi questo corrisponde sostanzialmente alla serie di sistemi informativi che troviamo in questa fetta verticale nei nostri quattro livelli organizzativi. A livello produttivo devo avere la pianificazione della produzione, la definizione degli obiettivi di produzione, l'acquisizione, immagazzinamento e poi movimentazione del materiale, la pianificazione per l'uso degli strumenti che vengono utilizzati per la produzione e soprattutto l'integrazione, se io ho più linee di produzione che devono poi essere messe assieme. Per cui andiamo dal controllo delle macchine a livello basso, la progettazione dei prodotti, la pianificazione della produzione e ad esempio attività di identificazione delle dove andare ad esempio a posizionare i magazzini le fabbriche che producono i prodotti. Finanza e contabilità, gestione di tutti gli asset finanziari da un lato e gestione di tutto quello che è le attività di registrazione e di contabilità. In termini di risorse umane, ho come obiettivo quello di attrarre, permettere lo sviluppo e mantenere quella che è la mia forza lavoro. Quindi devo identificare quelli che sono i potenziali nuovi dipendenti, mantenere traccia di quello che di quelli che sono gli dipendenti e eventualmente definire dei programmi per far crescere il personale. Per cui a livello operativo, ad esempio, posso andare a gestire la parte di training e sviluppo. Posso andare a definire in termini di knowledge
la definizione di quello che è il piano della carriera di un individuo, posso andare a verificare quello che sono i compensi, oppure a lungo termine, in termini strategici, fare una pianificazione di quelle che saranno le esigenze della forza lavoro dell'azienda. In generale c'è una varietà enorme di sistemi informativi. In alcuni casi abbiamo magari un sistema informativo che è in grado di coprire esigenze di più livelli e magari più aree o funzioni aziendali, ma non sempre. Anzi, è più spesso il caso in cui io ho all'interno di un certo livello organizzativo e di una certa specifica funzione più di un sistema informativo, perché ho tantissime diverse esigenze da gestire. E storicamente nel tempo si sono aggiunti tanti sistemi informativi, per cui normalmente si parla di quello che è un application portfolio, ovvero l'insieme di tutte le applicazioni che sono presenti in un'organizzazione e che permettono la sua gestione. Sembra una cosa banale, ma in realtà in tante aziende manca un semplice elenco di quelle che sono le applicazioni utilizzate per gestire diverse parti. Perché magari diverse funzioni aziendali pagano licenze in maniera separata, senza che ci sia un elenco centralizzato di tutte quelle che sono le applicazioni, di tutte quelle che sono le licenze. Ci sono casi, aziende reali, che continuano a pagare licenze magari molto costose per applicazioni che non vengono usate da nessuno. Perché oltre ad avere l'elenco, è importante sapere chi usa quali applicazioni. Perché immaginate anche solo di dover fare il budget di una grossa azienda. Normalmente lo potete dividere in base a quelle che sono le funzioni aziendali. Però se lo stesso software è utilizzato da chi fa vendite e da chi fa gestione finanziaria, ragionevolmente la licenza di quel software potrà essere pagata sui due budget. Se io, manager della gestione finanziaria, ho un mio budget, perché devo pagare una licenza che poi viene utilizzata anche da altri? Per cui la gestione dell'application portfolio, sebbene possa sembrare una cosa banale, è estremamente complicata. Se non fatta correttamente, può portare a degli sprechi significativi. Attenzione, non stiamo parlando di app che installate sul telefono e pagate 3,99 euro una volta sola. Parliamo di applicazioni che costano non 100 volte, 100.000 volte tanto, non una volta sola, ogni anno. Per cui, se voi avete acquistato un'applicazione e non la usate più, se ogni anno pagate 50.000 euro di licenze, e quella è uno spreco enorme. Eppure succede. Quindi, per riepilogare la nostra classificazione che abbiamo visto finora,
un modo di andare a classificare le applicazioni e utilizzare questa che si chiama piramide di Anthony, in cui io ho diversi livelli organizzativi che riguardano sostanzialmente sì il livello organizzativo all'interno dell'azienda, ma anche un respiro diverso in termini di prospettive temporali e di ampiezza di quello che stiamo considerando. Passiamo da quello che è la gestione dell'operatività quotidiana a livello operativo tramite i Transaction Processing System, al livello più alto di pianificazione strategica con gli Executive Support System, che mi permettono di fare pianificazione e di andare a prendere decisioni che hanno un respiro molto lungo di anni. A livello intermedio ho la parte di gestione con i Management Information System, che sostanzialmente hanno il ruolo di andare a controllare quello che avviene a livello operativo, facendo quindi operazioni di controllo e andando a intervenire, facendo le opportune azioni correttive in modo che gli obiettivi che sono stati fissati all'interno dell'azienda vengano sostanzialmente rispettati. Questo è un modo di andare a classificare i sistemi informativi, che è sostanzialmente generico ed è agnostico rispetto al tipo di azienda che noi andiamo a considerare. Esiste un altro modo di classificare i sistemi informativi, andando non a ragionare in termini di quella che è la tipologia della nostra organizzazione, i livelli, ma andando a focalizzarci su quello che è invece il tipo di processo aziendale che viene supportato. Molto spesso in quel caso si parla di famiglie di sistemi informativi che sono pensate per un certo tipo di processo. Direi che possiamo fare una pausa adesso e poi tra un quarto d'ora iniziamo a vedere quali sono le diverse famiglie di processi aziendali.